un brano, così vi fate sapere due coglioni che sono a terra. Allora. Allora, adesso, dopo 35 anni, sono diventati tutti pasoliniani. Ecco che cosa diceva Pasolini, non ha detto soltanto quello oggi in piazza, io sono più dalla parte dei poliziotti, siamo pure noi per i poliziotti che sono precari come noi, guadagnano pochissimo e rischiano la vita. Che cosa i cittadini italiani vogliono sapere affinché i prossimi 10 anni della loro vita non siano loro sottratti? Come stato utile per gli ultimi 10? I cittadini italiani vogliono consapevolmente sapere perché in questi 10 anni di cosiddetto benessere si è spesso in tutto fuorché nei servizi pubblici di prima necessità, ospedali, scuole, asili, ospizi, verde pubblico, beni naturali, cioè culturali, perché in questi 10 anni di cosiddetta civiltà tecnologica si siano così selvaggi disastri edilizi, urbanistici, paesaggistici, ecologici, perché in questi 10 anni di cosiddetto progresso la massa dal punto di vista umano si sia così depauperata e degradata, perché in questi 10 anni di cosiddetto laicismo l'unico discorso laico sia stato quello laido della televisione che si è unita alla scuola in una forse irriducibile opera di diseducazione della gente. I cittadini italiani non vogliono consapevolmente sapere che questi fenomeni oggettivamente esistono e quali siano gli eventuali rimedi, ma vogliono sapere appunto e prima di tutto perché esistano. Su tutta la vita democratica italiana il gruppo ha sospetto di omertà, da una parte di ignoranza e dall'altra, per cui nasce un naturale patto col potere, una tacita diplomazia del silenzio, un elenco, anche sommario, ma per quanto possibile completo e ragionato dei fenomeni, cioè delle colpe, non è mai stato fatto. Forse la cosa è considerata insostenibile, perché i capi di imputazione che ho elencato, c'è molto altro da aggiungere, sempre a proposito di ciò che gli italiani vogliono consapevolmente sapere. Inoltre, se la consapevole volontà di sapere dei cittadini italiani non ha la forza di costringere il potere ad autocriticarsi e smascherarsi, ciò significa che il nostro è un ben povero paese, anzi diciamo pure un paese miserabile. È solo attraverso il processo dei responsabili che l'Italia può fare il processo a se stessa e riconoscersi. Parlo proprio di un processo penale dentro un tribunale. Andreotti e una dozzina di altri potenti dovrebbero essere trascinati sul banco degli imputati e quivi accusati di una sterminata quantità di reati che io enuncio solo: moralmente, indegnità, disprezzo per i cittadini, manipolazioni del denaro pubblico, intrallazzo coi petroli, coi banchieri, con gli industriali, connivenza con la mafia, alto tradimento in favore di una nazione straniera, collaborazione con la CIA, uso illecito di enti come il SIT, responsabilità nelle stragi di Milano, Brescia, Bologna, distruzione paesaggistica e urbanistica dell'Italia, responsabilità della degradazione, distruzione, antropologia degli italiani, responsabilità aggravata dalla sua totale inconsapevolezza. Qualcuno di altro che va a vedere la striscione? Io no. Senza un simile processo penale è inutile sperare che ci sia qualcosa da fare per il nostro paese. Pierpaolo Pasolini, 28 agosto 1975. Vieni qui! Che
invece sta andando con quell'altro.